Ciao, in questo video ti voglio fare un regalo. Ti voglio regalare una lezione di teoria, anche se molto breve, ma una lezione dove voi ragazzi riscontrate notevoli problemi nel fare quiz, ossia la responsabilità civile auto. Molto brevemente, parliamo di concetti importanti. Allora, che cosa copre la responsabilità civile auto? Copre danni a persone, cose e animali. Quindi, i quiz che vi diranno queste cose sono veri. È obbligatoria per legge, cioè non possiamo circolare con un veicolo che non è assicurato. Lo dice la legge. In più, copre la responsabilità civile solo su strade pubbliche e vale sia in paesi della Comunità Europea che anche in paesi come extra UE. Bisogna vedere quello che prevede il contratto. Inoltre copre i danni sia del conducente sia del proprietario del mezzo, o meglio, sia che i danni li abbia fatti il conducente o il proprietario del mezzo. Non copre la responsabilità penale. Perché? Perché la responsabilità penale è di chi commette il fatto. Adesso parliamo velocemente di quello che sono i documenti da portare a bordo. Che cosa dobbiamo avere a bordo quando circoliamo con la vettura? Il certificato di assicurazione. E fate attenzione a quel quiz che vi dirà di portare con voi il manuale con cui si devono evitare gli incidenti. Quel quiz è palesemente falso. Altre definizioni importanti che dovete conoscere sono il concetto di sinistro. Che cos'è il sinistro? Il sinistro è l'incidente, quindi non dovreste avere difficoltà nel capire questo concetto. Bonus malus, che cos'è il bonus malus? È il tipo di contratto che viene rilasciato alle persone che fanno l'assicurazione. Si chiama così, bonus malus, quindi non dovete avere problemi di questo tipo nel risolvere i quiz che vi parlano di questo bonus malus. E inoltre, l'assicurazione non si annulla se faccio più di due incidenti, che il quiz è falso. Altri concetti, altre definizioni che troverete sui quiz è il concetto di premio assicurativo. Che cos'è il premio assicurativo? È l'importo di denaro che si dovrà versare all'assicurazione per avere o rinnovare la polizza di assicurazione. Quindi questo premio lo verseremo ogni anno a scadenza dell'assicurazione. Che cos'è invece la polizza assicurativa? È il contratto che noi faremo con la compagnia di assicurazione. Attenzione, ci sono dei quiz che vi parleranno anche del risarcimento diretto. Che cos'è il risarcimento diretto? È il risarcimento che si potrà esercitare solo nel caso in cui verranno coinvolti due veicoli e vale anche nel caso in cui vengano coinvolte anche i motocicli. Ultime cose, e abbiamo quasi finito questa breve lezione. Che succede se cammino o comunque circolo con l'assicurazione scaduta? Se circolo con l'assicurazione scaduta, mi confiscano il mezzo. Quindi è falso quel quiz che ci dice che occorre fare il collaudo del mezzo se l'assicurazione è scaduta. Non è vero, ed è falso quel quiz che dice che si può circolare col veicolo che ha l'assicurazione scaduta perché tanto i danni li paghiamo personalmente. Ok? Ultime cose, troverete su alcuni quiz il concetto di furto, atti vandalici e danni al proprio veicolo, che verranno coperti, sì, ma se stipuliamo un altro tipo di polizza assicurativa che viene chiamata casco. Questo tipo di assicurazione non è obbligatoria, quindi è una cosa che sceglierai tu di farla o meno. La casco, inoltre, non garantisce una rendita vitalizia, quel quiz è logicamente falso, perché se no saremmo tutti ricchi. E l'ultima cosa, non è vero che si può attivare la casco solo in caso in cui il veicolo sia dotato di antifurto. La casco è un'assicurazione che puoi attivare indipendentemente se c'è l'antifurto o no sul veicolo. Ok, abbiamo finito la lezione, vi aspetto per le prossime lezioni e buon divertimento nel conseguire la patente. Ciao!